Eccoci, eccoci, ciao Andrea, siamo. Ciao, ciao a tutti. Ciao Veronica. Buonasera a tutti, ciao, ciao Andrea, buonasera a tutti, buonasera con questo appuntamento, direi come tutti gli altri, ma particolarmente interessante questa sera perché parleremo di come curare la psichiatria. Intanto che Sì. aspettiamo Andrea che le persone si connettano. Tu come stai? Sto bene, si lavora tanto in questo periodo, giusto perché abbiamo bisogno anche di strumenti guariti come la psichiatria, dobbiamo lavorare tanto, però stiamo bene perché cerchiamo comunque di reggere l'equilibrio, reggere l'urto di tutti i problemi che stanno nascendo in questo periodo. Bene, bene, bene. Intanto cominciano, guarda, ad entrare le persone, ci salutano Enrica, Alex, Felicia, Stefano, Mirella, buonasera a tutti, benvenuti. Benvenuti a tutti quanti. E stasera, come dicevo, lo ridico anche per le persone che sono connette, parliamo di un tema molto interessante, quindi come curare la psichiatria. O curare la psichiatria, vediamo poi che cosa ci dirà Andrea rispetto a questo. Salutiamo anche Manuela che ho visto che si è connessa, Vilma, Cristina, buonasera, buonasera a tutti quanti. Beh, intanto guarda, io Andrea ne approfitto per presentarti perché sicuramente molte persone già ti conoscono perché sei stato ospite anche di Cristina tante volte in questo spazio di esperienze strategiche. Andrea Vallarino è un medico, è uno psichiatra forense, psicoterapeuta, ricercatore e docente del Centro di Terapia Strategica. Allora, Andrea, io direi, partiamo con questo tema un po' particolare. Io ti... Partiamo con uno dei pazienti più difficili, la psichiatria. Corretto. Senti, tu hai scelto un titolo interessante, curare la psichiatria. E quindi io ti chiedo, ma perché curare la psichiatria? Cioè, sembra una contraddizione, no? Un po' questo titolo. È una malata, cioè, e se è malata, di quali malattie possiamo considerarla malata? Allora, sicuramente questa è una contraddizione. Perché quella che è una disciplina che dovrebbe curarci quando siamo in difficoltà, in realtà da più parti viene detto che si è ammalata. Non lo dico soltanto io, lo dicono persone molto più autorevoli, lo dicono gli psichiatri che hanno curato le edizioni precedenti del DSM, se ne sono accorti i pazienti da sempre, se ne sono accorti gli operatori, se ne stanno accorgendo, vedo, anche molti giornalisti, e stanno fioccando i titoli di giornali e gli articoli su questo tema, perché sembra che la psichiatria stia diventando inadatta a curare tutti i problemi che abbiamo. Io facciamo questo seminario con molto amore verso questa disciplina che a me aveva affascinato sin da giovane, quindi lo facciamo perché gli vogliamo bene, non per polemizzare o per criticare o in maniera arrogante. Però sicuramente proprio perché li vogliamo bene, dobbiamo mettere in luce le difficoltà che in questo momento ci sono e le malattie che sta attraversando. Io vado in ordine, le malattie possono essere tante, qui ne elencheremo soltanto alcune. La prima, e per me la più importante, è la diagnosi, che può sembrare strano, ma come diceva Karl Kraus, giornalista austriaco, lui lo diceva per la medicina austriaca, noi lo diciamo per la psichiatria europea e anche americana, la diagnosi è una malattia di cui si ammala il medico che poi contagia il paziente. Questo vi elencherò alcuni dati, ma è proprio evidente in questo momento qui. Cosa succede in sintesi? La psichiatria, sin da quando ero giovane, me ne ero accorto, sin da quando studiavo medicina all'università, vive di un senso di inferiorità rispetto alla medicina e quindi accoppiato, ci sono svariate storielle sull'argomento, sugli psichiatri, poi se volete qualcuno la possiamo anche dire, quindi, per mettersi alla pari con le altre discipline, quindi con la medicina interna, con la chirurgia, ha copiato i criteri diagnostici della medicina, con un problema. Mentre in medicina la diagnosi descrive una malattia, quindi se io vedo che uno ha la tosse, ha la febbre, al catarro, lo ascolto con il fonendoscopio, posso dire abbiamo di fronte una persona con una bronchite. Questa
In medicina questa è una diagnosi che dà sicurezza, che dà garanzie, perché descrive una patologia e indica la terapia. In psichiatria, invece, la diagnosi non descrive la malattia, la crea. Questo è il vero problema. Abbiamo esempi, tutti noi che lavoriamo, mille esempi, io quanti pazienti ho avuto che mi dicono vengo da te perché soffro di una sindrome depressiva che ultimamente si è aggravata. Se tu gli chiedi da quando si è aggravata, da quando un tuo collega mi ha detto che io soffro di una depressione particolarmente grave. A me quel particolarmente grave mi ha aggravato di fatto. Abbiamo già citato altri esempi qui, un esempio per tutti che va detto sempre è l'esperimento che aveva fatto David Rosenam nel secolo scorso per vedere l'oggettività della diagnosi psichiatrica. Lui aveva preso 8 pseudopazienti, erano psicologi, psichiatri, giornalisti, studenti, l'aveva mandati in diversi ospedali americani. E dovevano simulare un sintomo schizofrenico, dovevano dire che sentivano delle voci. E la cosa che aveva impressionato è che erano stati tutti ricoverati nelle divisioni di psichiatria con la diagnosi di schizofrenia, perché sentire delle voci è un sintomo che viene definito schizofrenico. Erano d'accordo che dopo una settimana di ricovero avrebbero dovuto andare nei vari medici di riferimento a dire: guarda che sto bene, d'altra parte. Così era vero, non sento più le voci, mi sento molto bene e siccome che la negazione di malattia in psichiatria è segno di malattia, sono stati tutti trattenuti. Sono stati poi rilasciati dopo un altro lungo periodo di degenza con la diagnosi, e questo è importante, non di guarigione, ma con la diagnosi di schizofrenia in fase di remissione. E queste erano persone sane. La cosa era, secondo me, molto simpatica, dobbiamo sempre tenere presente questo lavoro, perché gli unici che si erano accorti dell'inghippo non erano i medici, ovviamente, erano gli altri pazienti che dicevano: guarda, tu non sei come me, tu probabilmente sei uno studente, tu forse sei un giornalista, ma non sei un malato come sono malato io. La cosa incredibile è che questa diagnosi ha creato una malattia cronica, perché se, questo è un altro dei motivi, motivi di malattia della psichiatria, quando viene data una diagnosi non viene concessa mai la guarigione, tutt'al più hai una sindrome in fase di remissione. E questo è uno dei problemi che rende malata la psichiatria. Una volta che viene fatta una diagnosi non viene più rimessa in discussione. E questo è un problema segnalato anche da autorevoli psichiatri anche a livello internazionale, per esempio Allen Frans ha detto che questo è uno dei problemi. Ed è il problema della cronicizzazione. Ora, qualcuno potrà dire, vabbè, ma questi sono esempi, poi in realtà non sta succedendo nulla di grave. Invece, sulla base di sempre questo senso di inferiorità rispetto alle altre discipline, questo creare malattia ha creato davvero malattia. Perché ci sono, vi dico alcuni dati che ho qui. Gli studi epidemiologici in psichiatria in questo momento stanno dicendo che il 20% della popolazione, per esempio americana e europea, ha un disturbo attuale mentale, un disturbo mentale attuale. Il 50%, quindi metà della popolazione, anche della nostra popolazione italiana, almeno una volta ha avuto un disturbo mentale. Secondo altri studi prospettici, sembra che questi dati debbano essere raddoppiati, ma se voi raddoppiate il 50% diventa il 100%, quindi non si sta salvando più nessuno. Sembra che siamo tutti un popolo di ammalati e che dobbiamo poi ovviamente prendere farmaci per tutta la vita. Un'altra cosa che è importante, che è uscita fuori col DSM-5, con l'ultimo manuale di diagnosi. A cui fanno riferimento tutti i medici e tutti gli psichiatri, anche gli psicologi, devo dire, è il concetto di spettro. Per cui, quanta gente mi viene a chiedere se gli confermo, gente di 40-50 anni, se gli confermo la diagnosi di autismo, perché facendo dei test sono usciti fuori dei sintomi che cadono nello spettro dell'autismo. Questo concetto di spettro ha allargato le maglie della diagnosi, no? È come se un chirurgo dicesse:
questo paziente ha un mal di pancia che rientra nello spettro di un'appendicite. Insomma, l'appendicite c'è o non c'è? Perché se non c'è, è inutile parlarne. E qui stanno uscendo fuori queste cose qua. E questo concetto dello spettro ha aumentato la diagnosi di autismo di 20 volte. Quindi c'è un'epidemia di malattie che non esistono. Il disturbo dal deficit dell'attenzione con iperattività è triplicato. Già i dati erano gonfiati, adesso è triplicato. I disturbi bipolari, e anche qui ce ne sarebbe da dire sul disturbo bipolare, quello vero, che non è così diffuso come viene detto, ma sono addirittura raddoppiati. Il disturbo bipolare, perché poi con le nuove linee diagnostiche non ci siamo fermati agli adulti, stiamo creando un sacco di problemi ai bambini. Per esempio, il disturbo bipolare del bambino è cresciuto di 40 volte in pochissimo tempo. Credo che il 20% della popolazione americana sono psicofarmaci, il 7% è dipendente da psicofarmaci, dietro proprio a queste diagnosi qui. I ricoveri per overdose da sostanze legali, quindi da psicofarmaci, ha superato i ricoveri da overdose da sostanze illegali, quindi dalle droghe. Questi sono fenomeni che rendono problematico e patologico, che cosa? Lo strumento principale che abbiamo per guarire la gente. Ovviamente qualcuno dirà: vabbè, ma noi cosa ce ne facciamo di questo? Perché poi in realtà basta saperlo e non ci caschiamo dentro queste possibili diagnosi. Ma il vero problema qual è? Che la diagnosi è una malattia che inventa la malattia, una malattia della psichiatria che sta inventando le malattie dei poveri pazienti, e potremmo essere tutti noi. Anzi, vi invito a vedere le cose proprio come se fossimo tutti dei poveri pazienti a cui possono essere fatte queste diagnosi. C'è un altro aspetto poi fondamentale che rende la cosa problematica, è che molte persone, per esempio molte famiglie, stanno diventando conniventi degli psichiatri nel creare diagnosi. Per esempio nell'ambito scolastico, perché uno delle esplosioni diagnostiche che sta condannando delle popolazioni intere giovanili sono i disturbi specifici dell'apprendimento, che sono molto gettonati e hanno creato anche un mercato florido a livello diagnostico, ma che hanno molto spesso la connivenza delle famiglie, perché sappiamo che se un giovane viene diagnosticato un disturbo specifico d'apprendimento può avere un percorso scolastico facilitato. E anche qui sembrerebbe che un beneficio, perché se io posso avere un percorso facilitato, per esempio nei recenti test di medicina, se uno studente, quindi un 19enne, un 20enne, si presentava con un disturbo specifico d'apprendimento, aveva più tempo per risolvere i quiz del test. E quindi molti sono ricorsi a questa cosa qua. Molti ricorrono, i bambini delle elementari, l'incidenza dei disturbi dell'apprendimento dovrebbe essere intorno allo 0,4-0,5%. Ormai in tutte le classi, mi dicono gli insegnanti, c'è un 30-40% di disturbi specifici dell'apprendimento. Sembrerebbe un beneficio se io ho un percorso facilitato. C'è un problema però. L'aveva illustrato un neurologo americano che si chiamava Oliver Sacks, credo che sia scomparso abbastanza recentemente. Ha scritto dei bellissimi libri. Lui, uno dei libri che ha scritto era Awakenings, in italiano Risvegli, da cui hanno tratto un bel film che era Risvegli, con Robbie Williams e Robert De Niro. E questo neurologo era stato invitato dal regista sul set del film, perché lui aveva il compito di spiegare agli attori i vari sintomi, le varie sindromi neurologiche che loro dovevano impersonare. E Oliver Sacks aveva spiegato a De Niro come si doveva comportare come da paziente parkinsoniano. Se qualcuno ha visto il film sa che De Niro aveva interpretato benissimo la parte. E Oliver Sacks in un libro scrive che era rimasto impressionato da come in una pausa di lavorazione del film, essendo andato a pranzo con De Niro,
era rimasto impressionato, visto che a De Niro era caduto il tovagliolo durante il pranzo, da come si fosse chinato De Niro a raccogliere il tovagliolo. E lui descrive: si era chinato a raccogliere il tovagliolo esattamente come avrebbe fatto un paziente parkinsoniano. Era entrato così bene nella parte che non riusciva ad uscirne nelle pause di lavorazione. Ora, finché è un film, voi capite che. Ma se io comincio a trattare un ragazzo disturbato dall'apprendimento, finisce anche molto spesso che ci possa cascare dentro, e di nuovo la diagnosi finta produce una realtà vera. Anche questo, ci sono degli studi particolari su questo argomento. Ricordo che Paul Watzlawick, che in un libro aveva raccontato quello che era successo in una scuola americana, la Oak School, dove degli psicologi avevano fatto finta di testare l'intelligenza di un gruppo di allievi, e aveva presentato questo gruppo di allievi a degli insegnanti dicendo loro: guardate che abbiamo testato questi ragazzi e sembra che abbiano un'intelligenza superiore alla media. Poi lo stesso gruppo di ragazzi l'avevano presentato ad altri insegnanti dicendo: abbiamo testato questi ragazzi e sembra che abbiano un'intelligenza inferiore alla media, quindi avranno un rendimento più basso. La cosa incredibile è stata che effettivamente alla fine dell'anno gli insegnanti che pensavano di avere degli allievi intelligenti hanno concluso l'anno dicendo che effettivamente si erano accorti che questi ragazzi erano davvero molto più prestanti e performanti della media. Gli stessi alunni, altri insegnanti, scusatemi che qui siamo precari, altri insegnanti l'avevano definiti come poco attenti all'insegnamento e quindi con un rendimento scolastico inferiore alla media. Quando hanno fatto i test definivano gli stessi ragazzi, in un caso più intelligenti, nell'altro meno intelligenti. Quello che sembrava un gioco e una diagnosi presunta ha creato una realtà vera. Quindi nel maneggiare queste cose qui noi dobbiamo stare parecchio attenti perché in realtà possiamo creare danni. Alain France dice in un suo libro: la psichiatria non solo non riesce a curare i problemi dei malati, ma sta creando anche tanti problemi ai sani. Dovrebbe essere il contrario. Diciamo che sono dati veramente drammatici, comunque quelli che stai condividendo, no? Di quante diagnosi poi creano realmente il problema in cui magari le persone rimangono anche invischiate per tutta la vita, no? Come dicevi, perché poi non c'è mai, no? È in remissione, ma non c'è mai la guarigione, soprattutto quando la diagnosi è di questo tipo. Poi, prima accennavi appunto al DSM, no? Quante volte magari leggendo anche tutti i criteri diagnostici, almeno uno o due ce li abbiamo tutti, ma di vari disturbi, quindi. Io leggendo il DSM-5, che è un librone per chi non conosce queste cose qua, che è un librone di 1.000 pagine, io credo di essere cascato dentro svariati disturbi di personalità. Sicuramente il disturbo dell'attenzione dell'adulto ce l'ho, perché una normale persona distratta figura come un disturbo dell'attenzione. Però Sì, siamo. non pensavo di essere così malato, non me ne ero mai sapevo che qualche problema c'era, ma non mi ero mai accorto di così Siamo in tanti problemi. due. Siamo in due allora. C'è stato un Sì. tentativo recente di uno psichiatra di ridurre le 1.000 pagine del DSM, che sono 1.000 pagine scritte con caratteri piccolissimi, di ridurlo a 200 pagine scritte con caratteri grandi. Quindi c'è stato un tentativo in atto, il libro è La diagnosi psichiatrica, di tornare a ridefinire questa inflazione diagnostica e a tornare a una psichiatria un attimo più realistica, più umana, sempre con criteri descrittivi, ma almeno più umana. Sono criteri che a me non soddisfano, però almeno c'è stato questo tentativo di ridurre le 1.000 pagine a qualcosa di più accettabile. Grazie, grazie Andrea. Intanto salutiamo tutte le persone che si stanno connettendo e vedo che incominciano anche a scrivere vari commenti e c'è anche qualche domandina. Bene, bene. Senti, ma ne approfitto per chiederti, visto che abbiamo parlato, no, di psichiatria e di come curarla,
se ci sono e quali eventualmente altri condizionamenti patologici subisce la psichiatria. Sì, ce ne sono almeno altri due. Dunque, una cosa che pochi sanno, credo, è che l'insegnamento di psichiatria nelle facoltà di medicina non è abbastanza recente, perché l'insegnamento autonomo di clinica psichiatrica nasce nel 1976. Perché fino al 1975, quindi non tantissimo tempo fa, l'insegnamento di clinica psichiatrica era accorpato alla neurologia, nell'esame che veniva definito clinica delle malattie nervose e mentali. Questo aveva creato un sacco di problemi, tantissimi problemi, soprattutto a livello di credenza. Ve ne dico una su tutte. Perché la gran parte degli psicofarmaci viene data dai medici di famiglia e dai neurologi? Perché c'è ancora questa idea qui che siano i neurologi a occuparsi delle malattie mentali. Un neurologo, uno specialista in neurologia, dovrebbe occuparsi dei problemi biologici dell'encefalo, per esempio, delle emorragie cerebrali, delle paralisi, degli infarti cerebrali, di tutto ciò che è medico, strettamente medico, non psichiatrico. E invece la gran parte, degli psicofarmaci viene data da neurologi che non hanno una preparazione specifica psichiatrica, a meno che non se la siano fatta per conto loro. Ed è lì che nasce una delle credenze meno scientifiche che io conosca, che però ha condizionato e che tuttora condiziona la psichiatria, cioè l'analogia fra il diabete e le malattie mentali, tutte. Come nel diabete dobbiamo dare insulina per tutta la vita alla persona, così nelle malattie mentali dobbiamo dare psicofarmaci per tutta la vita alla persona. Questa credenza, che non è scientifica, sta condizionando tutte le cronicizzazioni che avvengono nelle cliniche, negli SPDC, cioè nei reparti di psichiatrici di diagnosi e cura, nei servizi pubblici di salute mentale, ma anche negli studi medici privati. E soprattutto sta condizionando il paziente a pensare: mi ha lasciato la fidanzata, sono depresso, quindi mi mancano delle catecolamine nel cervello, e quindi devo prendere farmaci per tutta la vita, come se uno fosse normale, se uno ha perso un lavoro, ha perso una fidanzata, non passa gli esami all'università, di essere allegro. DSM-5, quindi nei manuali più recenti psichiatrici, 2 settimane di lutto vengono considerate una depressione maggiore, che deve prendere farmaci per tutta la vita. Quindi questa credenza dell'analogia fra diabete e malattia mentale resiste, non c'è poco da fare. In ogni caso mi viene sempre riproposta, sia da colleghi che da pazienti. Poi ce n'è un'altra credenza di cui io mi ero accorto già quando andavo all'università. Sono arrivato proprio nel 76 all'università, quindi sono vecchio. Poco dopo che hanno diviso la psichiatria dalla neurologia. Però all'inizio degli anni Ottanta, quando compariva per la prima volta in Italia il DSM terzo, che è stato il DSM che poi è stato più letto, è da lì che è cominciato il fare diagnosi psichiatrica secondo dei manuali. Il DSM-1, il DSM-2 non l'aveva letto nessuno. Sono stati degli insuccessi editoriali clamorosi. Il terzo invece ha avuto un grande successo. E poi è arrivato il quarto e il quinto. Bene, ma in quell'epoca lì io mi ricordo che la gran parte delle cliniche psichiatriche era in mano a psicanalisti, che devo dire rimpiango perché adesso è in mano a psichiatri e biologisti. Ma quando andavo a lezione, io avevo dei professori molto bravi e intelligenti, erano tutti psicanalisti, ma si poteva dialogare. E a lezione facevano sempre le lezioni sulle psiconevrosi, le psicosi, le nevrosi del carattere, le definizioni psicanalitiche dell'epoca. E ricordo un professore che una volta, parlando delle nevrosi del carattere, quindi vuol dire di quelli che stanno male ma non hanno sintomi psichiatrici definiti, aveva detto che la nevrosi del carattere è l'equivalente di un raffreddore della pneumologia, quindi una sindrome tendenzialmente lieve e comunque con buona prognosi. Allora poi abbiamo chiesto, eravamo giovani, ma qual è la terapia di una nevrosi del carattere? Lui disse la psicanalisi, la psicoterapia psicanalitica, che deve durare almeno 4 anni.
Allora, eravamo giovani, anche un po' sfrontati, quindi, ma possibile, professore, che per un raffreddore ci vogliono 4 anni? E lui diede una risposta molto seccata, molto arrabbiata, che non mi aspettavo, perché in genere era una persona molto raffinata, molto calma, molto serena, era anche molto disponibile al dialogo, quindi abbiamo fatto anche quella domanda perché sapevamo che di trovare terreno fertile. E lui disse: per cambiare un carattere ci vuole molto tempo e molta sofferenza. Arrabbiato, chiusa la lezione. Io, da buon ossessivo quale sono, anche secondo i manuali, ma anche non secondo i manuali, mi sono sempre chiesto: ma perché sei arrabbiato? Se io avessi chiesto ad un chirurgo come mai quell'intervento richiedeva 10 ore di lavoro in sala operatoria, lui mi avrebbe detto: cioè, al momento la tecnologia non ci permette di fare prima. Il giorno che la tecnologia evolverà, potremo metterci di meno, ci metteremo di meno, ma non si sarebbe arrabbiati. E in chirurgia è effettivamente andata così, perché tanti interventi che duravano ore in sala operatoria sono stati sostituiti da piccoli interventi con la chirurgia laser che durano minuti. Addirittura, vabbè, in chirurgia si è passati da avere una sala operatoria grande a creare una piccola sala operatoria all'interno della pancia del paziente con due forellini con dentro i bisturi piccoli che manovrati da computer a distanza, quindi delle evoluzioni incredibili. E il chirurgo non si sarebbe arrabbiato. Lui perché si è arrabbiato? Mi portai dietro la domanda per un bel po', finché poi ho letto un libro di Milton Erickson, famoso ipnotista, che poi era stato uno psicanalista, poi si era evoluto, aveva creato le terapie non comuni, che poi hanno dato avvio anche alle terapie brevi che noi conosciamo, alla terapia strategica del Mental Research Institute. E Erickson aveva detto: gli psichiatri sono molto permalosi e si arrabbiano molto quando gli vengono toccati gli assiomi. E noi avevamo toccato l'assioma del tempo, perché in psichiatria diceva ci sono tre assiomi. Si cambia dopo molto tempo, molte sofferenze, quindi molto dolore e spendendo molti soldi. Lui ha detto: questi però non sono dimostrati scientificamente, sono assiomi. E infatti lui poi ha detto: a me piacciono altri assiomi, si può cambiare in tempi brevi, quindi spendendo pochi soldi e anche volendo, saltando il dolore, facendo delle terapie giocose come lui faceva, anche perché non si capisce perché la psichiatria debba aggiungere dolore artificiale al dolore normale che dà la vita. Quindi queste due cose qui, queste credenze e questi assiomi sono quelli che condizionano in maniera grave un'evoluzione normale della psichiatria, quindi una guarigione, se vogliamo, come invece sta avvenendo in tante altre discipline, no? Tutti i medici che io conosco si sono prodigati per diminuire i tempi, diminuire i costi, diminuire la sofferenza delle persone, no? Non si capisce perché invece su questo argomento, poi a me fa ridere quando i miei colleghi dicono: i pazienti hanno paura di noi, e lo credo, fanno bene ad aver paura, no? Però, ripeto, se noi riuscissimo a far evolvere le cose, come noi siamo riusciti in tanti versi, ma convincendo e persuadendo anche molti colleghi in questo senso qua, ci potrebbe essere un'evoluzione molto favorevole di una disciplina di cui abbiamo bisogno. E senti, secondo te, no? Visto che hai parlato di condizionamenti e quindi di una psichiatria un po', tra virgolette, malata, no? Come ci siamo detti, oltre a quello che ci hai detto, che cosa impedisce alla psichiatria di guarire? Addirittura di cronicizzare, sono gli psicofarmaci. Allora, sgomberiamo il campo da ogni pregiudizio. Io non sono ideologicamente contrario agli psicofarmaci, perché voi sapete che su questo argomento il mondo si divide in due categorie: quelli che ideologicamente, come ho descritto finora, escludono la psicoterapia e dicono che la terapia è solo quella farmacologica, ma ci sono anche molti colleghi psicoterapeuti che dicono che con la psicoterapia si riesce a fare tutto e si devono escludere gli psicofarmaci.
Io non credo, ci sono delle situazioni psichiatriche in cui gli psicofarmaci vanno utilizzati e devono essere utilizzati bene. Una delle cose che facciamo qui in Liguria, ho avviato tutta una serie di seminari, l'ho chiamato di neuropsicofarmacologia strategica, dove invito persone che maneggiano molto bene gli psicofarmaci, sia in ambito ambulatoriale che in ambito ospedaliero, ovviamente persone che manovrano le cose con una certa etica per vedere in quali condizioni applicare la psicoterapia e solo la psicoterapia, questo lo sappiamo noi, in quali condizioni applicare la farmacologia e solo la farmacologia e in quali condizioni abbinare le due cose. Quindi via tutte le ideologie. Però è vero che gli psicofarmaci stanno cronicizzando la psichiatria come stanno cronicizzando i pazienti. E soprattutto quello che sta ostacolando l'evoluzione è il mercato, perché il campo degli psicofarmaci, della psicofarmacologia è molto investito dal marketing delle aziende farmaceutiche. Ora, non posso fare tanti esempi, io adesso sto analizzando in quest'ultimo periodo 143 molecole usate sia in Europa che in America per verificarne la scientificità, l'applicazione, eccetera, ma mi sono già accorto a primo sguardo che ci sono svariati inghippi di marketing. Per esempio, mi sono accorto che molte molecole commerciali hanno la X nel nome. Come mai hanno la X nel nome? Perché lo sanno tutti i pubblicitari, non gli psichiatri, ma i pubblicitari lo sanno che la X ha un potere seduttivo sull'acquirente. E quindi molti psicofarmaci riportano la X. Se fate conto di quelle delle molecole che voi vi ricordate, hanno quasi tutte, ricordate, quasi esclusivamente quelli con la X. Sono tutti modalità che hanno la parte commerciale delle aziende farmaceutiche per imprimere queste molecole nella mente del medico e per sedurre il povero paziente, no? Possiamo dire una per tutti, lo Xanax di X ne ha due. Ed è un nome che puoi leggere anche al contrario, palindromo. Io non dico che sia funzionale o non sia funzionale. Persone molto più autorevoli di me hanno detto che non è funzionale, ma non voglio dire questo. Però c'è questo inghippo qui della pubblicità. Quante case automobilistiche hanno la serie X? Perché ci sono delle lettere che hanno questo potere seduttivo, la X, la Y. Ora ho citato lo Xanax, ma c'è un altro farmaco che è un farmaco un po' così, che è un antipsicotico di terza generazione, che si chiama aripiprazolo, che è stato commercializzato col nome di Abilify. C'ha comunque la Y. Però questo è il farmaco in America, è la decima molecola più venduta negli Stati Uniti. E viene subito dopo gli antireumatici. E gli antidolorifici, che ovviamente, se parliamo di reumatismi, quanti hanno il reumatismo, se parliamo di psicosi, però quanti hanno la psicosi? Perché è il decimo farmaco? Perché l'azienda che lo produce spende 2,5 milioni di dollari l'anno in pubblicità, dove ci sono degli spot pubblicitari che fanno vedere il cielo azzurro, i prati verdi, e quindi c'è questo incentivo a comprare questa molecola. A farne uso anche in proprio, tra l'altro è un antipsicotico di terza generazione, viene detto di terza generazione, come dire, è quello più evoluto, ma non è quello che sta funzionando di più sulle psicosi, addirittura quelli di prima generazione stanno funzionando meglio, però è il decimo farmaco più venduto. Faccio un altro esempio di condizionamento che non è solo del marketing, ma c'è abbastanza vicino, sono le teorie psichiatriche vendute come scientifiche. Per esempio, se io parlo di depressione, tutti ormai sanno che la molecola implicata nella depressione è la serotonina. E tutti dicono, tutti, quelli con la laurea in medicina, quelli con la laurea in psicologia, come siamo noi, ma anche il paziente che fa il meccanico, ti dice, se io sono così è perché ho la serotonina bassa. Ormai questa è Vox Populi è questa, no? E questa è una teoria che viene data assodata per scientifica e per buona da tutti. Io non dico che non sia implicata la serotonina, per l'amor del cielo, sarà anche implicata. Però, che strano, c'è un ricercatore inglese, che tra l'altro non è neanche un medico, è uno psicologo,
che ha fatto degli esperimenti dimostrando che lui otteneva gli stessi effetti antidepressivi, sia aumentando la serotonina che abbassandola. Ora, se io ottengo lo stesso effetto abbassando o riducendo una molecola, alzando o abbassando la stessa molecola, vuol dire che quella molecola non è implicata in quel processo. Lui l'ha fatto abbassando la serotonina, ha dato una molecola che si chiama tianeptina a dei pazienti che abbassa i livelli di serotonina, ha ottenuto lo stesso effetto antidepressivo. Le aziende farmaceutiche sono intervenute dicendo che sì, vabbè, ma non è la serotonina, ma il farmaco lavora sulla plasticità del cervello. Ora, gli antidepressivi vanno usati, bisogna usarli, però l'invito a tutti è a fidarsi molto meno e comunque continuare a fare ricerca e a studiare, perché le neuroscienze moderne su queste cose qua stanno tirando fuori e stanno elaborando dati che non conoscevamo, anche sui recettori della serotonina. Quindi è un invito a tutti gli addetti ai lavori a studiare ancora di più questi meccanismi. Ripeto, non sono contrario all'uso di antidepressivi quando servono, però dietro queste vendite incredibili di psicofarmaci sono dei meccanismi che non sono tanto scientifici. Noi che lavoriamo sul campo dobbiamo invece informarci sempre di più e divulgare invece le teorie scientifiche. Grazie. Ci ha dato davvero uno sguardo più ampio, no? Su questo mondo. Guarda, ci sono diversi commenti. Francesco dice che in merito a quello che dicevi prima, appare preoccupante anche la crescente paradossale richiesta dei pazienti di essere proprio diagnosticati al fine di ottenere una conferma delle proprie limitazioni, come ci dicevi. E poi Daniela aggiunge che anche lei ha notato un aumento esponenziale dell'esigenza anche degli insegnanti di sostegno, anche per bambini e ragazzi senza particolari problemi cognitivi, come ci dicevamo, l'aumento proprio di tutti i disturbi specifici dell'apprendimento rispetto alle percentuali che invece citavi come percentuali corrette, che sono molto più basse rispetto a quello che vediamo nelle classi. Bene, io vedo già tantissime domande, ma come sai, Andrea, prima di incominciare a rispondere alle domande, ti chiediamo una delle domande di rito, no? Che ha introdotto Cristina. Quali libri, un paio di titoli che secondo te dovremmo Sì. leggere? Ecco, bene. Allora, io sapevo che arrivava questa domanda, ho preparato due testi, uno di uno psichiatra e uno di un prete, che sono due testi che invitano a non prendere per predeterminata la vita umana, quindi a non prendere per predeterminate anche le malattie mentali. Io sono io, non sono la diagnosi. Io vado ben oltre quella che è la diagnosi, quella che è la terapia. Ho delle risorse che possono andare ben oltre, che sono ancora tuttora inesplorate. Quindi vi consiglio il libro di uno psichiatra austriaco che si chiama Viktor Frankl, che il titolo è L'uomo in cerca di senso, dalla Franco Angeli. Frankl è uno psichiatra un po' particolare perché era stato internato in un campo di concentramento, nei campi di concentramento era stato ad Auschwitz, c'era stato 2 anni e mezzo. Lui, anche in virtù di questa esperienza che aveva fatto co anche come psichiatra, ha poi elaborato un tipo di psicoterapia che va sotto il nome di logoterapia. E lui, in questo libro, fa vedere come l'uomo ha la capacità di trasformare una sciagura in un trionfo. Quindi è un libro che dà speranza a chiunque di noi, anche senza pensare ai campi di concentramento, nella vita normale, come sia possibile per chiunque di noi trasformare gli eventi negativi anche in eventi molto positivi. Quindi è un libro che dà speranza e, come dicevamo in altre dirette Facebook, la speranza è un farmaco. A volte più potenti dei farmaci chimici. Poi un altro libro che mi ha dato parecchio è il libro di un prete che credo che sia responsabile dell'episcopato bergamasco, che si chiama Giulio Dalla Vite, e ha scritto un bel libro dove
dal titolo Se ne ride chi abita i cieli, edito da Mondadori. Per me questo è un libro di self-coaching, ma anche se lui non lo chiama di self-coaching, perché è il dialogo fra un manager e un abate, dove esce fuori che ciascuno di noi può essere manager per se stesso. Quindi, come dire, sono due libri che invitano a tenere presente che possiamo determinare, anche in circostanze estreme, la nostra vita. Grazie, grazie per questi consigli letterari. Grazie Andrea e anche per tutto il contributo che stai dando assolutamente in questa serata interessantissima. Allora, è arrivato il momento atteso, no? Ci sono già tante domande, io incomincio a fartene qualcuna, così rispondiamo alle domande delle persone che ci stanno seguendo e che ringraziamo. Allora, Mirella ci chiede. In relazione, no, a tutto quello che ci siamo detti rispetto alle diagnosi. Quindi come facciamo? Come fare a fidarsi e affidarsi alle diagnosi fatte dagli psichiatri? Dalla parte del paziente, come capire se questi percorsi sono efficaci o invece dannosi? A quali campanelli di allarme bisogna fare attenzione? Come dire, qual è la diagnosi corretta? Eh sì. Allora, intanto guardate se, vabbè, vi dico la mia esperienza pro umana, tanto bisogna vedere se il medico vi sta a sentire e non parte con dei preconcetti. Con un mio amico medico di famiglia abbiamo scoperto che i medici normalmente interrompono il paziente nell'arco dei primi 8 secondi in cui parla. Quindi, rapidissimamente, se un medico vi fa parlare per più di 8 secondi, comincia a essere già affidabile. Poi, dovrebbe anche capire se vi fa la diagnosi sulla base di un libro. Io adesso non ce l'ho con me, ma DSM-5 è un libro alto così. Quindi, se ve lo fa secondo criteri stabiliti in ambito pseudoscientifico, o se per esempio vi fa fare qualcosa per capire come reagite voi, se vi dà delle indicazioni operative pratiche. Ora c'è una salvezza, com'è che curiamo la psichiatria? La curiamo, adesso dico una cosa un po' più difficile, ma è un po' meno divulgativa forse, ma penso che ci possiamo capire. Come si sostituisce la Cosa si deve sostituire alla diagnosi descrittiva, alla diagnosi operativa? Ma che cos'è la diagnosi operativa? È l'applicazione della fisica teorica moderna dopo Einstein e dopo Heisenberg alla mente umana. Penso che molti sapranno come vengono scoperte i nuclei del nucleo atomico, le particelle del nucleo atomico al CERN di Ginevra, no? Imprimono delle velocità, questi corpi microscopici, mica li vedono, imprimono delle velocità e in base agli effetti di questa velocità stabiliscono che c'è un corpuscolo o un altro. Questo è il criterio con cui si deve andare a diagnosticare una persona. Ti faccio fare una cosa, ti do una prescrizione, in base alla prescrizione stabilisco come tu reagisci e in base alla tua reazione posso fare la diagnosi. Poi altra cosa, ti faccio fare delle cose che se ti guariscono, se ti guariscono in tempi brevi, mi indicano qual è la diagnosi, perché i criteri scientifici moderni in psichiatria, può sembrare strano, così superiamo anche il senso di inferiorità che abbiamo nei confronti degli altri medici, i criteri scientifici moderni in psichiatria sono quelli della matematica, della fisica teorica, e quindi applichiamo i criteri di Einstein e non di Newton. Quindi facciamo fare delle cose, quindi i criteri quali sono? L'operatività, quindi ti faccio fare delle cose per vedere come reagisci, l'efficacia e l'efficienza, che sono i tre criteri scientifici delle scienze moderne. Non sono quanto assomigli alla diagnosi che c'è sul mio libro. Questo è un criterio soggettivo, non è oggettivo, non è scientifico. Quindi dobbiamo fidarci di queste diagnosi qui e soprattutto ci dobbiamo fidare molto delle persone che invece che dare etichette le levano. Quindi quello che viene detto in inglese il labeling, no? L'etichettare una persona come subito, come depresso, psicotico, depresso endogeno. Queste sono etichette che non servono a niente, a nessuno se non a vendere farmaci, no? Quando dicono lei ha una depressione endogena, cosa vuol dire endogena?
vuol dire che sei depresso dentro. Ma chi è che è depresso dentro? Vuol dire depresso dalla nascita? E non me ne sono accorto finora? Me ne sono soltanto accorto adesso perché non riesco a passare l'esame di anatomia all'università? No? Quindi quelli che danno meno etichette sono quelli più credibili. E soprattutto, altra cosa fondamentale che purtroppo si è persa nella medicina, e ai miei tempi invece era molto presente, qualunque medico di qualunque disciplina partiva sempre con le diagnosi più leggere. Un tempo si partiva sempre, anche in medicina interna, se non capivi, partivi con la diagnosi leggera. Casomai l'aggravavi strada facendo se quello non guariva con le manovre più semplici. I medici credibili sono quelli che partono con le diagnosi più leggere. Purtroppo, modernamente, anche in altre branche della medicina, non solo in psichiatria, partono tutti con diagnosi pesante. C'è un motivo. Siccome sono quasi tutti denunciati, si mettono, cioè, la cosiddetta medicina difensiva, quindi io ti faccio una diagnosi pesante, poi, dopodiché non mi puoi più dire niente, tutt'al più se evolve in maniera favorevole, meglio, perché se invece non funziona niente, non mi puoi dire niente, perché te l'avevo detto subito. Però siamo sempre lì, in psichiatria la diagnosi pesante crea a volte quello che non c'è. Grazie. Rosa ci scrive, Andrea, la diagnosi diventa uno stigma che impatta sull'identità della persona e su come la persona viene considerata dagli altri, peggio quando si tratta di bambini o adolescenti. Come riportare l'attenzione dei medici e del personale docente alla centralità della persona e della sua capacità di autorealizzarsi e di trovare le risorse per riemergere da momenti di difficoltà o affrontare un cambiamento senza necessariamente ricorrere ai farmaci? Beh, cioè, questa non è una domanda, questa sono più domande messe insieme, no? La domanda è come far scendere sulla terra medici, come bisognerebbe riportarli a quello che diceva Ippocrate, no? Ippocrate diceva l'arte del medico non è curare le malattie, ma curare la persona. E la persona è molto di più della diagnosi che viene fatta. Questo è vero in tutte le condizioni, in tutte le discipline mediche, cioè io non sono il mio diabete, non sono il mio colesterolo, io sono qualcosa di più. Infatti poi ci sono anche in medicina, anche in chirurgia, delle guarigioni che non sono spiegabili, perché la persona mette in atto delle risorse che vanno ben al di sopra della diagnosi. Convincere le persone in questo senso qui, soprattutto convincere gli addetti ai lavori, a volte è difficile perché, lo dico anche in difesa dei miei colleghi, di me, no? Molto spesso i medici in questo periodo non hanno tempo e quindi difficilmente accettano un dialogo perché sembra che perdano tempo. Io una cosa che ho già citato in queste dirette, però se mi fate queste domande ve la devo ridire, no? Io do sempre l'esempio di una cosa che mi era successa più di 30 anni fa, quando di fronte al mio studio avevano ristrutturato il Porto Antico di Genova. Renzo Piano ha fatto un lavoro meraviglioso, io ne godo tutte le mattine quando vengo qui, apro le finestre, vedo le bellezze del Porto Antico. Nel 92 c'era la famosa Expo di Genova che inaugurava, che celebrava i 500 anni della scoperta dell'America e inaugurava l'acquario. Con orgoglio devo dire che quell'esposizione, quell'acquario sono stati inaugurati grazie al mio personale, perché io all'epoca dovevo ristrutturare tutte le diagnosi psichiatriche fatte dai servizi pubblici e dai manicomi, perché avevo tutti i pazienti che uscivano da quello che restava del manicomio, a fini di reinserimento lavorativo, no? Io, però appena sapevano che mestiere facevo io, ovviamente i miei pazienti non li voleva nessuno e non si trovava lavoro per nessuno. Finché una mattina il centro congressi che doveva inaugurare la fiera dell'esposizione di Genova mi ha telefonato e mi ha detto in maniera anche abbastanza autoritaria: ci deve trovare subito, velocemente, due liste di aspiranti cassieri, aspiranti steward per l'esposizione di Genova per l'inaugurazione dell'acquario. Io non ho avuto possibilità di replicare, ho fatto queste due liste, le ho mandate a colloquio di selezione, l'hanno assunti quasi tutti. Gente che aveva disturbi di personalità, psicosi, deliranti, disturbo schizoide, insomma, certo, bei giovanotti che io ho mandato.
con mio stupore l'hanno assunti. Poi mi hanno richiamato e ho detto, ecco, adesso ci sarà una reprimenda perché si sono accorti che li ho gabbati, no? E invece loro la reprimenda me l'hanno fatta dicendo che avevo mandato poca gente. Allora lì sono stato colto da uno scrupolo e ho detto, ma sapete che lavoro faccio io? E gliel'ho spiegato, allora mi hanno detto, guarda, tu non ci mandare più nessuno perché abbiamo capito che abbiamo ci hanno dato il numero di telefono sbagliato. Quindi, okay. Però tanto quelli l'avevano assunti. Allora mi ero impegnato a mandargli, ero ancora in contatto con l'università, quindi con la facoltà di medicina, ho detto, vi mando tutta una serie di studenti di medicina, di fisica, di matematica. E quelli non l'ha preso nessuno. Quindi, dopo attenti colloqui di valutazione, hanno assunto gli insani e hanno scartato i sani. Questo è creare salute o creare malattie. E non mi hanno assunto i miei amici studenti di medicina, ma hanno preso tutti quelli che uscivano al manicomio. Fantastico. Tra l'altro, si sono comportati benissimo e l'esposizione è stata un successo internazionale, tanto è vero che poi l'acquario è diventato l'acquario più grande d'Europa, il secondo al mondo, la cooperativa che adesso lo gestisce ha più di 300 dipendenti, frutto anche di quell'inaugurazione lì, di cui sono orgoglioso perché il personale l'ho fornito io. Grazie. Tanto guarda Andrea, ci sono tantissimi complimenti, grazie infinite. Ce n'è uno carino che ti devo leggere. Ci vorrebbe un ballerino per ciascuno di noi, dicono Domenico e Marianna. Ci sono veramente Oh, questi tanti, sono, tanti i miei complimenti. fan, li conosco bene. Ah. Sono... Senti, invece mi richiedono il titolo del secondo libro, ce lo puoi ridire così almeno ne prendono nota? Se ne ride chi abita i cieli, che è la frase di Grazie. un salmo, eh. Studiati i salmi. E non il DSM. Senti, ma come possiamo concludere questa diretta prima di salutarti? Dunque, potremmo concluderla con una frase che ho trovato di questo psichiatra che era stato internato nei lager nazisti, che si chiamava Viktor Emil Frankl, psichiatra austriaco. Lui scrive: non convince l'opinione che la psichiatria è in grado di risolvere tutti i problemi. Fino ad oggi noi psichiatri non conosciamo, ad esempio, quale sia la reale causa della schizofrenia e men che meno sappiamo come curarla. Gli psichiatri non sono né onniscienti né onnipotenti. Un unico attributo divino, si addice loro, quello di essere onnipresenti. Ad ogni simposio si trova uno psichiatra, lo si ascolta in ogni discussione e lo si incontra ad ogni convegno. Parlando ora seriamente, aggiunge, ritengo sia giunto il momento di smetterla nell'idolatrare la psichiatria, tanto meglio sarebbe intraprenderne la sua umanizzazione. E credo che questo criterio, concetto dell'umanizzazione della psichiatria, quindi nel renderla scevra da inghippi burocratici, disponibile all'accesso, provate a prendere per esempio un appuntamento a un qualunque servizio psichiatrico, quanto tempo passa. Quindi questo renderla umana credo che sia la vera cura della psichiatria. Grazie Andrea davvero per questo contributo, cioè preziosissimo che ci ha fatto davvero, no? Vedere tutta una, diciamo una parte anche della medicina di cui difficilmente parliamo nelle nostre dirette, quindi che ha dato un contributo e ha aggiunto, no, valore a tutto quello di cui di solito trattiamo. Quindi grazie mille, grazie per la tua disponibilità e grazie anche per la generosità con cui ci hai trasmesso e ci hai fatto anche sentire ed emozionare questa sera. Vedo tantissimi complimenti che arrivano tutti per te. Tanti complimenti, 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 complimenti Andrea, davvero, quindi bene, ce ne sono davvero tanti e tanti ringraziamenti anche. Ecco, complimenti a voi che sono le 10, siamo ancora qui a parlare. Sono
Sono d'accordo, ringraziamo anche tutte le persone che ci hanno ascoltato e che sono state con noi questa sera. E Andrea, se rimani ancora con noi, ricordiamo gli appuntamenti di marzo, così da poter lanciare, diciamo, una cosa un po' innovativa che faremo a marzo, nel senso che nel mese di marzo ci saranno due appuntamenti, direi super innovativi, perché faremo delle interviste a tre. Queste interviste saranno il 6 e il 20 di marzo. Il 6 marzo saremo con Simona Milanese e Lara 27 che ci parleranno della procrastinazione, di come da scelta ponderata la procrastinazione possa divenire una compulsione. E il 20 marzo saremo con Stefano Bartoli e Roberta Milanese che ci parleranno di performance in ambito clinico e in ambito più di coaching e di potenziamento delle prestazioni. Quindi direi dei temi interessanti e di gran valore, quindi vi aspettiamo per questo mese di marzo, diciamo a 5 invece che a 3, e vi auguriamo una bella serata e vi ringraziamo per essere stati con noi.